Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi proviamo un telefono quasi anacronistico per i nostri tempi, il Alcatel OneTouch 282, un telefono che ci è stato messo a disposizione da Alcatel per una presa di contatto in anteprima. Un telefono, come dicevo, un pochino fuori dal tempo, un telefono estremamente essenziale nelle sue funzioni, un telefono che ci ricorda i telefoni di una decina d'anni fa, adatto probabilmente a chi fa del telefono un utilizzo estremamente elementare, o in questo caso anche a persone con un'età un pochino avanzata che non hanno nessuna voglia di mettersi a interagire con dispositivi touchscreen complicati da usare o che magari hanno dei problemi proprio a vedere i numeri. Di fatto troviamo quindi un tastierino con dei numeri molto grandi, molto ben visibili, anche con un bel rilievo e poche funzioni molto semplici da utilizzare. Il telefono, come possiamo dire, è un telefono realizzato completamente in materiale plastico, ma leggerissimo, parliamo di 88 grammi. Le dimensioni sono poco più di 11 cm d'altezza, poco più di 5 cm di larghezza, 13,5 mm lo spessore. La parte anteriore, come dicevamo, è costituita da questo insieme di tastierino telefonico, tasto di accensione, tasto di esecuzione della chiamata. Il tasto di accensione fa anche da tasto di chiusura della chiamata e un bilanciere che ci permette di muoverci tra i menu e il tasto OK. Il display è un display con diagonale da 1,8 pollici con risoluzione 128x160. È un display un TFT a 65.000 colori. Sulla parte destra troviamo anche queste due piccole levette. Questa levetta ci permette di accendere la luce, questa piccola pila che ci può tornare utile in molte situazioni. Quest'altra levetta invece permette di bloccare e di sbloccare il telefono. Come si può vedere, basta tirati lassù, compare questo lucchetto e il telefono va in stand-by. Nella parte sinistra abbiamo una presa per le cuffie, un tasto per il controllo del volume e un altro tasto per accendere la radio FM. Ma senza dubbio l'elemento più caratteristico di questo telefono è questo tasto, un tasto che possiamo chiamare tasto di SOS. Da qui si può evincere che il target di questo telefono sia quello delle persone piuttosto anziane. A questo tasto potremo associare uno o più contatti. Esercitando una pressione costante di qualche secondo, il telefono emetterà un suono di allarme e invierà in sequenza un SMS eseguirà una telefonata a un numero che noi avremo preimpostato, un messaggio di aiuto, quindi di richiesta di soccorso, e successivamente una chiamata in automatico del numero che abbiamo preimpostato. Adesso magari facciamo anche subito una prova perché è senza dubbio l'elemento di maggior attrazione di questo telefono. Il telefono che ho impostato ha appena vibrato e adesso, come potete sentire, ha già eseguito la telefonata. Chiudiamo la nostra chiamata. Ecco, naturalmente questa è una simulazione, è una cosa che può tornare davvero molto utile a delle persone che hanno bisogno di soccorso immediato, quindi gente con problemi di salute o comunque per delle autentiche urgenze. Si possono impostare più numeri e più contatti a cui inviare l'SMS e a cui far seguire una chiamata. Il bilanciere ci permette di entrare all'interno di un menu che naturalmente è un menu piuttosto risicato. Abbiamo i contatti all'interno dei quali possiamo inserire per ogni contatto
più voci, quindi possiamo mettere il numero dell'ufficio, il cellulare, di casa, quindi possiamo anche creare una piccola cartella di contatti ben strutturata. Qui abbiamo il registro delle chiamate, la cartella della messaggistica è presente anche durante la scrittura, un sistema di scrittura agevolata per aiutare nella composizione delle parole, una agenda molto molto elementare. Entrando negli strumenti potremmo addirittura, premendo promemoria voce, inserire degli appunti vocali. Facciamo crea nuova, gli diamo l'ok e lui ci permetterà di utilizzare il telefono come se fosse un dittafono. E poi eventualmente impostargli anche una suoneria, un avviso per la cosa che abbiamo registrato. Nella voce SOS, come dicevo prima, potremmo inserire tutti i numeri di pertinenza del tasto SOS. Nelle impostazioni possiamo naturalmente variare il volume della nostra suoneria o il tipo di suoneria che stiamo utilizzando. Quindi diciamo delle impostazioni piuttosto basiche, ma che sono veramente governabili da chiunque, insomma. Cosa interessante anche, proviamo un attimo a fare una telefonata. Ecco, come si può sentire, il viva voce è anche piuttosto forte e secondo me si sente anche piuttosto bene. Quindi, si potrà anche tenere il telefono sul tavolo anche per eseguire una comunicazione. A tal proposito, ritengo interessante far notare che sarà presente nella scatola anche una piccola docking. Eccola qui. Quindi potremmo tenere il nostro telefono in piedi in maniera autonoma. Questo accessorio sarà già presente nella scatola insieme al nostro cavo di ricarica che supporta il plug micro USB. Bene, un telefono, come dicevo, abbastanza fuori dagli attuali schemi ai quali siamo abituati a riferirci nelle nostre prove, ma un oggetto davvero davvero molto interessante per una certa fascia di mercato che da qualche tempo viene un po' troppo trascurata. Un ringraziamento e un saluto da Ivan.